e sono tornati i 60 frame al secondo. Ragazzi, quell'esperimento col Galaxy S20 Plus è stato un disastro totale. Mi domando come faccia un telefono del genere a non passare tra le fotocamere con i 60 frame. Lo fanno tutti gli iPhone, lui no. Ed è anche più nuovo dell'ultimo iPhone che avevo, l'11 Pro Max. È imbarazzante per Samsung. E quindi siamo tornati con Galaxy S9 Plus, che comunque si difende bene. Oggi abbiamo il solito appuntamento settimanale con Firenze Campo Marte. Ormai andiamo sempre lì la mattina del martedì. E volevo vedere se arrivava quello da Siena delle ore 7:23, ma non si è fatto ancora vivo, quindi se è in ritardo, e a quanto pare sembra che sia così, lo sposteranno al terzo. Mi va più che bene, non è che abbia tutta sta gran voglia di correre, quindi prenderò quello delle 7:31 se lo spostano al terzo, ecco, vediamo. Parso come di consueto il Firenze Castello con il blues la mattina, e qua abbiamo l'altro blues che poi andrà a fare per Siena. Oh, è apparso quello per Siena, cioè da Siena. Il signore è all'1, quindi sapete che faccio? Io me lo prendo anche a stare in piedi. Se arriva un po' prima, vediamo come va a Firenze. Situazione che sembra meno trafficata stamattina. E mi accontenterò di un bugigattolo. Non posso neanche andare nel comparto bici perché qua è pieno di gente con la bici, quindi è giusto che lo lasci a loro. Quindi andrò a caccia dei bugigattolini e userò uno di quelli. Non so se c'è stato un altro cambio di orario, ma questo non ferma di nuovo alla Strassigna. Fa di nuovo fino a Rifredi e fine della storia. Molto curioso. Cioè, hanno di nuovo cambiato, perché se vi ricordate l'ultima volta che l'abbiamo preso fermava alla Strassigna. E intanto arriva quello per Livorno. Si sono susseguiti due Vivalto, come avete visto. Questo fa tutte le fermate, sarebbe un treno da Rock più che da Vivalto. Vivalto io li lascerei sulle lunghe percorrenze. Poi magari questo fa corrispondenza con un regionale veloce verso Firenze, quindi ci sta. Però insomma, mazzinga per noi, vediamo fin dove si spinge. Ah, va benissimo. Diamo una mano a questi poveretti, va. Ci penso io ad aprire le porte. È bello pieno, ma l'MD con il comparto bici ospita parecchie persone in piedi, quindi va più che bene. Piccolo appunto, in questa MD c'è l'aria condizionata accesa, ma siamo fuori di testa, qui la gente si sente male poi. Allora, mentre si discute dell'apertura dell'MD, vado a cercare proprio l'MD per Foligno. Dovrei farcela, è al binario 15, vediamo un po'. Avrete notato che mi sono spostato da che ero in coda al treno, nel tratto tra Rifredi e qua, mi sono spostato in testa al treno. Altrimenti sarebbero stati altri minuti persi. E voilà, MD per Foligno, ce l'avrei fatta tranquillamente. Perché sono le 7:58, parte alle 8:02, quindi si va a Campo di Marte a fare un po' di ripresine laggiù. Sì, lo sappiamo. Via, vediamo che si trova. Ma non accontentiamoci, tutti si accontentano, noi no. Minchia, Milano Centrale Lecce, io me lo son fatto, però da Firenze, porca miseria. Chiusa? Chi se ne frega, si passa da fuori. La carrozza è abilitata in ogni caso. È molto curiosa questa cosa dell'intercomunicante bloccato, ma vabbè, qui va tutto, quindi noi si va. A queste MD con il mega compartimento non hanno ancora messo le porticine o rimesso, perché ho scoperto che c'è un modo per vedere se ce l'avevano. Incrociato un minuetto, doppio, e qui si vola verso Campo di Marte. Sono venuto in testa, almeno mi riprendo anche l'accelerazione di un 5MD con 2464.
La prova che qua c'era il vano biciclette. Peccato non ci si possa più accedere, si potrebbe dire di aver viaggiato nella E464. Sentilo lui com'è allegro. Allegro solo in apparenza. Deve essere lo stesso della mattina scorsa, perché ha strombazzato allo stesso identico modo. Ha fatto un po' di brake boosting con la 464. Forse si è anche sentito. Dai, ti mancano solo 2 megawatt per raggiungere lui, ma sei molto più leggera, quindi ci arrivi. Giù c'è un Blues. Non si riesco a farvelo vedere? Laggiù. Oh, io non devo andare a Arezzo, me lo devo ricordare. Non devo andare a Firenze Rovezzano. Ma va, c'hanno l'MD da Arezzo, vieni. Le messe peggio del... vabbè, sono quelle messe peggio. Oh, tra l'altro 7 MD da Arezzo, siamo in orario scolastico, ci sta, eh. Ma anche quella col simbolo delle bici. Quando se 2464 ragionano col 78 polio, con quello che ne ha meno, quanti ne ha? 23 se non sbaglio. Non lo so, è perché con la Mazinga, se non erro, era 78. A volte succede che ti fanno il faretto per salutarti, io sono cose che non vedo, quindi... Ah, lui è il solito minuettino che di solito fanno passare al terzo. Che stavolta passa all'1. Aspettate che ce n'ho 2 da riprendere. Lui che accelera in pieno e il 1000 che lo supera. Ci passano solo Italo dal 2. Molto tranquillo. Assodato che tra questo treno e l'Italo 575 non c'è neanche confronto. Non so per quale motivo, ma Freccia Argento tende sempre a fare un po' di ritardo. Si ferma lì. Curioso, potrebbe essere il Vivaltino. No, non è Vivaltino. Sei casse. Ora arriva quello da Borgo. Un altro transito al terzo. La trombettina del 485. Dai, risuonamela un po', così la riprendo. Chissà se dal lato macchinisti. Chissà se dal lato macchinisti questo treno è apprezzabile. Penso di sì, eh. Non lo so. Thank you.
Questo è un treno eccezionale. Comunque io non so se ci sono dei macchinisti a V che mi seguono. Se ci sono, ditemi se preferireste usare, o meglio, condurre questo treno piuttosto che le altre frecce. Solito appuntamento col chopper, vediamo un po' cosa ci offre. Un po' come ieri, si sente per poco e poi se ne va. Quanta potenza che sta dando! Gli AV sono pesanti, ragazzi, quindi le accelerazioni non sono questo granché. E questa è una bella accelerazione per un 485. Sì, frigge pure il pantografo, quindi ha dato proprio il massimo. 5880 kW. Non delude mai, sono loro. Porta aperta. Il prossimo ad arrivare è quello, è proprio lui. Tutti e due vanno a Santa Maria Novella, vedremo chi fanno passare prima. Anche se i binari sarebbero abbastanza da mandarceli tutti e due, ma non abbastanza da far arrivare un altro treno da Santa Maria Novella. A meno che questo non lo schiaffi sul passante a V, lui lo fai passare dall'altra parte, quindi... Insomma, non lo fanno quasi mai, anzi, già che non lo fanno e basta. Eccola quella strana locomotiva da manovra. Intanto che si conferma la partenza del diesel, se ne va lui. Quindi aspetta quello da Foligno. Sì, vabbè, aspetta per modo di dire. È ancora lì lui. Noi con Dani abbiamo viaggiato su uno del 2011, quindi considerato che sono entrati in servizio nel 2000, che caspita, non era 2012, potrebbe essere uno dei primi. Arriva il pop da Arezzo ed è nostro. Ovviamente singolo. Largo agli AV. Appena ne avrò l'occasione proverò anche la prima classe di lui e poi deciderò chi è meglio, se le frecce o Italo. Su Italo mi manca da provare ancora l'ultima classe, ma non credo ci riuscirò, ragazzi, costano tantissimo. Ah, un merci. Quando dei carrelli ne sbatti proprio le balle. Ci immagino tipo dov'è che fanno revisione ai merci, non lo so. Cos'è? Container? Vai, vai, falla andare.
ragazzi, qui qualcosa non quadra. O quando arrivano in zona Firenze disabilitano una E404, o ci sono tutte 404 guaste, cioè, ma non ha senso, perché da Firenze verso Roma vanno tutte, da Roma verso Firenze. È troppe volte che ne vedo che ne va una sola, quindi ragazzi non penso c'è più una coincidenza. Le riprese mattutine finiscono qui, adesso vado a fare quello che devo fare, noi ci si vede come al solito nel pomeriggio. Non c'è niente da riportare ulteriore a quello che abbiamo già visto, a parte quella locomotiva là in fondo che si fa le sue manovre. Ci vediamo oggi. Eccoci qua, siamo finalmente arrivati al pomeriggio e adesso ricominciamo a riportare i nostri ritorni a Empoli. Come friggeva. Via Cortona, per Ottola Cortona, Castiglion del Lago, chiusi in Chiacciano Terme, Padro Tiburle, Orgreto, Anziano, Apigliano Bonazzo, Orte, Roma Tiburtina. È la prima volta che vedo un complesso di sole MTVC per Roma. Al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ah, 600? Ah no, no. Ok, mi ha ingannato la livrea. Tra l'altro anche quello con l'E404 spenta. Boh. Voglio spiegazioni. Un Intercity che non è messo troppo male, incredibile. Lui è fermo qua perché deve andare sulla AV, quindi vediamo se se ne va. È raro che Roma venga bloccato dalle frecce. Sì. Il treno regionale veloce 4107 di Trenitalia. Se ne sta andando. 22 per Roma Termini è in partenza dal binario 2. Ferma a Filine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Montevarchi Terra Nuova, Arezzo, Castiglio Fiorentino, Canucia Cortona, Terottola Cortona, Castiglio. Anche qui si farà gara a chi fa passare chi. Un anno e poco più sulle nostre rotaie, non ce n'è uno che ha avuto ancora un guasto. Siamo su due mondi diversi tra Itachi e Alstom, eh? Ha letteralmente scalciato una pietra dalla massicciata. Non so come sia possibile, ma l'ha fatto. Oh, beh, lì arriva anche il mio, era ora, eh. 5 minuti di ritardo li posso anche tollerare. Se si arriva a 10 è già un problemino per prendere quello delle 53. Dai, dai. Ma va benissimo, va benissimo così. Ci aspetta il solito 18381 che sarà il binario A. Leviamoci tutta sta gente ritorno, va? Non sanno cosa vuol dire stare in stazione. Prima serie a sinistra, Rock a destra. Cosa va alla Spezia? Il Rock. Guarda com'è instabile.
Speriamo che lo stabilizzatore faccia il suo, va. Pensano di passarmi davanti. Belli come si sono sbagliati. Nah. E voilà, piazzati, posto a due, mezzo finestrino che non guasta mai, e porta subito davanti a noi. Abbiamo incrociato un minuetto. Dio santo, un minuetto singolo. No, c'è minuetto singolo da Siena. Io non pensavo facessero ancora questa follia, invece la fanno. Bene, ce ne andiamo. Mi sembra più che chiaro che le ALN non circolino più su Empoli Pisa. Tutte le cose che hanno detto sono vere, non ci sono più. C'è questa roba al loro posto. Ora, come si farà? Come si fa ora? Corri, corri! Chiaro invio.